4 non è bastata, nonostante una prestazione comunque, secondo me, generosa, con grinta. Si è concesso, si è fatta la lotta su un campo al limite della praticabilità, non so se sei d'accordo. Che... Sì, un'analisi giusta, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato e abbiamo avuto la fortuna comunque di andare in vantaggio, perché in un campo del genere penso che sia noi che loro potevamo fare ben poco. Abbiamo lottato su tutti i palloni, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare e purtroppo non abbiamo portato a casa neanche un punto, e noi siamo i primi amareggiati, perché anche un punto, visto i risultati degli altri, ci poteva dare una sorta di mini continuità dal punto fatto a Imola. E niente, c'è da stare tranquilli relativamente, però l'impegno c'è e stiamo dando tutto, e sono convinto per il valore sia del gruppo che della società che ne usciremo, insomma. Senti Francesco, l'impatto col nuovo mister, la settimana di lavoro, qual è stato? No, buono, il mister si è fatto subito capire, non serviva le presentazioni perché lo conoscevamo già, e ci ha dato quello che era giusto darci in questa settimana di lavoro. E noi l'abbiamo seguito, e poi purtroppo abbiamo trovato anche un campo che non è che si poteva fare granché, e niente, c'è da lavorare, e già da domani penseremo a Carrara, dove troviamo, magari anche se il tempo magari è così, un campo sintetico dove possiamo comunque sfruttare anche di più le nostre armi, diciamo. Invece parlando di episodi di rigore e poi l'episodio al 19esimo, perché appunto sono stato atterrato palesemente, quindi se mi puoi dare un po' la fotografia di questi due episodi. Sì, beh, anche da parte dell'arbitro magari non è stata una partita facile, perché pieno di duelli, di contrasti, e il rigore c'era e poteva esserci anche un altro, poi l'arbitro ha deciso così, ma insomma questi sono episodi che si può fare ben poco e non dipendono da noi.